tema della parola, trovare un'altra parola per prendere il posto di sviluppo, perché lo sviluppo è una parola tossica. È una cosa che molto spesso l'ho affrontato anche in Francia, ma ancora di più. E penso che è normale, perché siamo dentro l'economia. C'è il problema della colonizzazione dell'immaginario. Dico sempre, per far capire che cos'è la colonizzazione dell'immaginario, c'è un vecchio proverbio che non è africano. Alcuni hanno detto, Latouche usa un proverbio africano. No, non è africano. L'ho trovato da Mark Twain, che non è un africano. E che dice, quando si ha un martello nella testa, si vede tutti i problemi sotto forma di chiodi. E noi, uomini moderni, abbiamo nella testa un martello che si chiama l'economico, o l'economia. E la cosa importante è prendere coscienza che non era così una volta, che è anche ancora oggi, se va a alcuni chilometri da qua, se parla alla gente di economia non fa senso, non capiscono che cos'è l'economia. Anche oggi in Africa, solo gli africani che hanno fatto gli studi in Europa, che sono occidentalizzati come i due che abbiamo visto stamattina, hanno l'immaginario colonizzato come noi. E allora siamo incapaci di capire, di pensare fuori l'immaginario economico. Ma basta pensare che nel Settecento, basta leggere tutti i grandi autori del tempo, non si trova mai la parola economia, non si trova la più minima traccia di preoccupazione, quasi che noi capiamo ogni giorno tutto è economicizzato, tutto è un problema economico. Naturalmente, quando si legge i grandi antropologi come Marshall Salins, Karl Polanyi, Marcel Mauss, eccetera, ti vede che spiegano che questi popoli hanno le loro preoccupazioni, hanno di sicuro un martello nella testa, perché è impossibile per l'uomo vivere senza... Perché un'altra parola per il martello è la cultura. Allora la loro cultura che crea le loro preoccupazioni sono la famiglia, la religione o chissà, tutte cose. Ma la nostra cultura oggi è soltanto l'economia. L'economia ha invaso tutto il campo dell'immaginario, tutto il nostro pensiero. E allora, e per questo ho parlato di fede. Posso raccontare come ho perso la fede, perché istituzionalmente, per tutta la vita professionale, sono stato un economista. Quando sono partito per l'Africa negli anni 64, nel Zaire, avevo la fede, avevo il martello economico nella testa e volevo sviluppare l'Africa di un modo più rivoluzionario, marxista, fare la pianificazione, eccetera, ma molto tecnocratica, molto... per due anni, anche se mi interessavo molto alla cultura locale, ero totalmente schizofrenico, perché come economista insegnavo l'economia e l'economia più o meno marxista, la pianificazione, avevo un corso di pianificazione. Nel tempo libero andavo nella campagna per scoprire le cose, comprare delle maschere, eccetera, eccetera. Poi sono andato nel Laos, nel sud-est asiatico dell'Asia, per un anno, e allora ho scoperto una cosa
un po' paragonabile a ciò che ha detto Pasquale stamattina, quando lui ha detto il prodotto interno lordo a capita del Benin è il medesimo che colui del Mozambico e del Tagikistan, eh? Ma la vita, il modo di vivere è totalmente diverso. Ho scoperto una cosa ancora più incredibile, perché il prodotto interno lordo del Laos non esisteva, sono io che l'ho inventato, ho fatto la contabilità nazionale perché avevo un amico che era il ministro del piano, eh? E l'ho calcolato, l'ho inventato, ma era ufficialmente nelle statistiche delle Nazioni Unite uno dei prodotti più bassi del mondo. Invece già a questo tempo il prodotto interno lordo per capita dell'India era molto più elevato. E allora per 2 mesi sono andato in India. Allora, il Laos era un paese non paradisiaco totalmente, perché c'era già la guerra del Vietnam, bombardamento degli aerei americani a tappeto sulla pista Ho Chi Minh, ma il modo di vivere della gente era molto, lavoravano molto poco, meno di 50 giorni nell'anno, perché bastava seminare il riso, poi, come si diceva nel paese, ascoltare il riso crescere. Ascoltare, ci vuole un'orecchia molto fina per ascoltare. E nel frattempo facevano delle feste intorno alla pagoda, ballavano, andavano a pescare, a cacciare, e cacciare le donne soprattutto. E, una bella vita. E la terra non c'era, è un paese che è ancora oggi poco popolato, allora della terra ce n'è per tutti, è possibile coltivare. Solo che dopo la raccolta c'era sempre sia i comunisti di Patetlao, sia i soldati del governo che tentavano di rapire il prodotto, e questo sporcava la vita, e per loro se non c'era la guerra, se non c'era i coloni francesi, non la guerra, non gli americani, la vita sarebbe stata bellissima. E allora ho capito che non aveva senso il prodotto interno lordo, per capire come valutare il prodotto interno lordo, era perché le Nazioni Unite avevano calcolato un prodotto molto basso, perché le cose non si vendono, non c'era un mercato, solo a Vientiane, la capitale del paese, c'era un piccolo mercato fatto dai cinesi, ma la gente, i contadini, perché i Lao sono contadini, producevano tutto per il consumo familiare, non vendevano quasi poco, non compravano quasi niente. E allora, per un economista, possiamo dire che era un paese ancora fuori l'economia. Il paese non esportava niente. Con i coloni francesi esportava un po' di caffè, il famoso caffè dei Bolloven, che era molto buono, ma in questo tempo non c'era più. I francesi erano partiti, non c'era più piantagioni, quasi niente. E allora ho pensato che cosa significava sviluppare un paese così. Significava distruggere tutto questo, distruggere questa vita quasi paradisiaca, e forzare la gente a lavorare, a produrre per vendere per il mercato mondiale, cioè, cosa che hanno cominciato a fare oggi più o meno con la globalizzazione, con i thailandesi, con i cinesi che vengono per rapire il legno, eccetera. Ma in questo tempo, allora, a questo punto ho iniziato un percorso per 10 anni per fare
per capire e per decostruire l'economia e capire che cosa era dietro. E allora, se questo processo di decolonizzazione dell'immaginario è una cosa oggi assolutamente necessaria per le due ragioni che ho detto stamattina, per vivere meglio, perché vivremo meglio vivendo altrimenti, ma oggi per ragioni ecologiche. Ho detto stamattina che il progetto della crescita è il risultato di un lavoro di 40 anni, di tutta una piccola internazionale di cui ho menzionato alcuni nomi. Bon, il progetto, se si doveva trovare un nome, anche questo nome non è nuovo. Il progetto è stato articolato già da 30 anni da alcuni scienziati filosofici e sotto il nome di società autonoma. Costruire una società autonoma. Questo progetto è stato articolato da Jacques Ellul, che era un filosofo della tecnica francese. Jacques Ellul, ho parlato stamattina di François Partant, André Gors, non so se è conosciuto in Italia, ma soprattutto da due grandi spiriti, Ivan Illich, di cui ho parlato, e che lui oppone sempre l'eteronomia e l'autonomia. E dice che, per esempio, la macchina ci rende eteronomi, perché impedisce di servire dei piedi, come lui dice, e umilia l'uomo perché rende i piedi inutili. I piedi servono soltanto di strumenti per frenare o accelerare la macchina. E diventiamo dipendenti, tossicodipendenti della macchina, come siamo tossicodipendenti del cellulare. E dobbiamo ritrovare l'autonomia. E il secondo molto filosofo, perché si può dire che Illich è un teologo della società autonoma,